15 euro e vado a lavorare. No, vabbè, ma io 15 guarda. 15 euro io devo andare a lavorare e non ho tempo da perdere. Ti faccio arrivare tanti clienti da tutta Italia. Guarda, domani devo pagare la consegna, lo diceva lui. Non li pago con i follower. Sono un influencer e ho più di 1 milione di follower. Anch'io sono un influencer e 1 milione di follower. Appunto per questo oggi andremo in giro per le attività commerciali per provare a scroccare qualcosa. Andiamo a vedere. Andiamo. Senti, guarda, io ho 1 milione e mezzo di follower e sono un influencer. Se vuoi posso fare anche 2 foto qua al locale, di solito non mi fanno pagare perché faccio la pubblicità. Va bene così, grazie. No, non ti interessa. No, non c'è bisogno, grazie. No, perché io faccio foto qua, sono al locale. Lo so, va bene così, guarda, grazie. 1 milione e mezzo. Buon per te. Perché guarda, le spiego. Allora, io sono influencer, ho 1 milione di followers e praticamente prendendo questi occhiali adesso io posso fare, non so, qualche foto, qualche storia e lo pubblico sul mio Instagram e praticamente lei mi regala. Cioè, di solito io non, facendo questa cosa non pago. Cioè, se c'è un prodotto che mi piace, io faccio pubblicità sul mio Instagram e in questo modo mi viene regalato. Non le può interessare? No, ci vuole anche dipende dalla società, di andare nei negozi, cioè nella sede. La sede. Ragazzi, prego. Ciao caro, guarda, io volevo fare un menu, però ti dico, io sono un influencer, ho 1 milione e mezzo di follower. Di solito quando prendo da mangiare non pago, quindi se vuoi facciamo una foto del negozio e tutto e ti faccio pubblicità. Io non sono capo, però. Ah no, non puoi. Vabbè, no. Io perché io di solito faccio un po' di foto, pubblicità e. Sì, c'hai ragione, però non tu. Ah, va bene, dai. Vici del lui. Quindi 4 prodotti tu li paghi di una cosa. Ok, allora tu sei la responsabile. No, c'è la responsabile. Se ho insegnata, ti serve. Ma allora, guarda, te lo dico, te lo posso dire anche a te. Io sono un influencer, okay. Ho 1 milione di followers e solitamente quando c'è qualcosa che mi piace, eccetera, creo una sorta di partnership con il brand, quindi faccio una storia su Instagram, delle foto e i prodotti non li pago. Okay. Quindi volevo capire se era possibile fare questa cosa anche cioè, di solito credo ci sia proprio l'azienda, qualcosa più grande di noi. Noi siamo un negozio. Se ti rivolgi magari all'azienda, per quindi passi, provare a chiedere velocemente la risposta. Sì, certo, io grazie mille. Di solito non pago da parlare con l'azienda. Perché noi non abbiamo diretto. Sì, no, a me basta vedere un tanto. Allora quanto vengono? 159. Ok, c'è un responsabile che posso parlare con lui? Lui? Ciao, guarda, io sono un influencer, non metto la base di foto. Di solito quando vado in negozio faccio un po' di foto, cioè faccio un po' di pubblicità, mi metto il marketing. Ah ok, quindi non è un sì, per noi due. Allora, per il 250 per camera per notte, mentre la suite 110. Ok. Mm. Manca la suite. Sì, tanto non c'è, sì, per 100 euro. E possiamo parlare con lei o con un responsabile? Perché noi siamo due influencer, abbiamo 1 milione di follower io e 1 milione lei. Sì, okay. E di solito quando andiamo in albergo noi facciamo pubblicità all'albergo, foto, storie e no, non ci fanno pagare la camera. In questo caso credo che comunque dovreste mandare una richiesta prima dell'arrivo. In sì. Questo momento non ho nessun responsabile con il quale farvi parlare, quindi vi dovrei comunque far pagare la stanza in ogni caso. Ok. Ho capito, se no eventualmente contattandovi prima potrebbe esserci la possibilità. Se la struttura è interessata ad avere questo tipo di pubblicità da parte vostra, sicuramente sì. Ok. Ok. Va bene. Vabbè, allora nel caso contattiamo. Contattiamo, sì, se prendi un biglietto sì. Da visita. Prego, buttatelo qua. Grazie. Ciao, allora, guardi, io...
Instagram. E cosa devo fare? Solitamente sai cosa faccio? Io scatto una foto e ti taggo il benzinaio, così ti faccio arrivare un po' di clienti. Vuoi... E siamo a posto, no? No, cioè, siamo a posto, la benzina così ci me la fa. Ti faccio arrivare tanti clienti da tutta Italia. Ascolta, guarda, domani devo pagare la consegna, lo diceva lui. Non li pago con i follower, li pago con i soldi contanti. No. Ah, vabbè, ma comunque poi arriveranno tutti da te, da un milione di persone. C'è per prima macchina. Domani cosa ti dico? Che arrivano un milione di persone? Da dove mi mandano? Quindi non vorresti una fotina? No, non voglio una fotina. Non avete Instagram voi? Quindi allora, voi quindi no, che morte devo morire? Non avete Instagram, che io vi taggo? No, N-O, una fotina almeno, no? No. Cioè, da un milione di persone, io solo a Milano, 100.000 persone, tutti da te verranno. Sì, ascolta, e cosa vale il prezzo? Le persone vengono perché il prezzo, se il prezzo gli è conveniente, vengono, se no... Quindi vuole i soldi direttamente, non vuole una foto. Vabbè. Come lo pago io domani la consegna? Sono 311 e 50. Sì. Allora, guardi, io credo un genere di soldi su Instagram. Non so se lei ha un profilo su Instagram, sono un influencer, non so se lei ha un'altra. No. Qua in Italia sono seguaci che seguono il mio canale, sì seguono me, perché sono... Eh no, perché così poi tutti vengono in questa posta e praticamente è come una sorta di pubblicità. È vietato, non è possibile. Okay, quindi devo pagarla la bolletta, sì, non si può fare questo scambio. No, assolutamente. Va bene, ok, grazie lo stesso. Due caffè normali e più uno macchiato freddo oppure due caffè? No, no, due caffè di cui uno macchiato freddo e uno macchiato freddo. Guarda, io in realtà sono un influencer, se volete mi faccio un paio di neanche tre foto, se le vuoi fare farle, ma il caffè devi pagare. Ah, devo pagare. Di solito perché non mi fanno pagare nessuna parte, io cioè, chiedo, perché giustamente è uno scambio di pubblicità, poi la gente viene da voi. Quindi... c'è un milione di persone, 100.000 sono soldi di Milano. No, guarda, non posso parlare. Ciao. Cioè, io sono un influencer molto famoso, solo che faccio un paio di foto e... Ciao. E voglio solo pagare. Perfetto, 4,50 per voi. Buonasera. Buongiorno. Allora, andiamo in via Benedetto Croce numero 73. Va bene. In serie ho 1,5 milioni di follower. Se vuole aspettiamo due foto, dai, facciamo due foto e facciamo un po' di pubblicità al taxi e siamo a posto, dai. No, dai, facciamo anche una storia di Instagram, cioè poi. Ti ringrazio, ma io sono qui per lavorare. Sì, ma io faccio venire i clienti. No, gioia, sono 15 euro e vado a lavorare. No, vabbè, gioia. Ma io 15 guarda, euro io devo andare a lavorare, non ho tempo da perdere. Te li faccio recuperare con le storie di Instagram. Non me ne può fregare nemmeno delle storie di Instagram. Neanche una foto, zero, niente. Zero. Cioè, 15 euro, pago la benzina, io con 15 euro, i follower. Io guadagno con i follower. Mi piace. Vabbè, niente. Grazie.